Il tasso di democrazia di un paese si misura anche dalla libertà di satira. E quale forma di satira è più immediata di quella disegnata? Uno spaccato di questo universo l'ha offerto Vignettisti, fanti della democrazia, primo lungometraggio della francese Stéphanie Vallo-Attaux, scritto insieme al regista rumeno Radu Miaileanu. Nel film figura cardinale il vignettista del quotidiano francese Le Monde, Jean Plantu, impegnato attivamente anche nel promuovere e insegnare il suo mestiere in tutto il mondo. L'idea, spiega la regista, era mostrare lo stato della democrazia e della libertà di espressione nel mondo. Abbiamo scelto vignettisti in ogni continente. Abbiamo scelto gli argomenti, economia, politica, religione, proprio per metterli a confronto. Nel film compare tra gli altri il vignettista danese Kurt Westergaard, che ricevette minacce di morte per le sue vignette su Maometto, l'emblema di quanto possa essere pericoloso esprimersi con un disegno. Nadia Chiari, in arte Willis, da Tunisi. La sua denuncia si rivolge soprattutto contro coloro che hanno fermato la non lontana ondata rivoluzionaria, in nome della religione o dello status quo. Al russo Mikhail Tsatlovsky è stato impedito di pubblicare i propri lavori, fin dall'era di Brezhnev. Oggi fa il tassista. L'israeliano Mikhail Kichka ha vinto numerosi premi per il suo lavoro. Non si tratta solo di canzonare, e di più, è come spogliarli, mostrarli nudi, mostrare la cruda verità così come la percepisco. Perché in una vignetta metti il tuo punto di vista, la tua opinione. Sono 12 vignettisti di 12 differenti paesi interpellati dalla Vallo-Attaux. Che siano in un paese più abituato alla critica aspra o dove col loro lavoro rischiano quotidianamente, la missione dei vignettisti è sempre la stessa: farsi portabandiera della democrazia, della libertà, fino in fondo. È un elemento assolutamente vitale per la vita.